Ciao a tutte, ciao a tutti. Sono davvero felice di inaugurare oggi questa edizione online del Freelance Camp. Come si dice, l'edizione online più bella di sempre. Quest'anno abbiamo una vera e propria piattaforma pensata per degli eventi digitali. Come sempre, il Freelance Camp non sarebbe possibile. Se non ci foste voi, naturalmente, ma anche se non ci fossero i nostri amatissimi sponsor. E quindi adesso vi racconto chi c'è a questo giro, e anche come potete incontrarli, perché molto spesso li potrete incontrare durante questa giornata. Innanzitutto il nostro top sponsor, MailChimp, a cui, come sapete, sono particolarmente legata. MailChimp è sponsor per tutto l'anno di tutti i Freelance Camp, quindi tutte le edizioni che ci sono e anche gli Zoom Club. Oggi pomeriggio, a metà pomeriggio, ci sarà una sessione Ask Me Anything con Julia Roberts e Cliff Core sul Partner Program e sulla community MailChimp & Co. Sarà in inglese, ma sono sicura che per molti di voi questo non sarà affatto un problema, andate perché insomma, non capita tutti i giorni di parlare con qualcuno di loro. Poi anche SiteGround supporta il Freelance Camp per tutto l'anno. A metà mattina nell'area Expo ci sarà Luca Rodino che parlerà di hosting, l'hosting spiegato bene da chi lo sa fare bene. Poi abbiamo HyperNova Doc Servizi. HyperNova Doc Servizi, che è sponsor di questa edizione online del Freelance Camp, è presente nell'area Expo sia a metà mattina sia a metà pomeriggio. Ci sono Piero Tagliapietra e Valentina Viola che parlano di freelance e cooperative. È una sessione Ask Me Anything, chiedetegli ciò che volete, risponderanno. Altro sponsor di questa edizione è Yoast. Per la prima volta sponsor del Freelance Camp, benvenuta Yoast, speriamo di averti ancora con noi. Qua in giro potrebbe esserci in giornata Francesca Marano, cercatela, stalkeratela, salutatemela. E poi abbiamo Banca Etica, che ci accompagna invece da tanti anni, è uno sponsor a cui siamo davvero tanto affezionati. Questa mattina in Area Expo ci sarà Massimo Rovatti, il banchiere mobile Massimo Rovatti, che anche lui risponderà a tutto ciò che volete sapere su Banca Etica. Quindi parla con Banca Etica nell'area Expo a mattina. Passo agli sponsor tecnici, quelli che rendono possibile tutto questo con il loro lavoro, con la loro collaborazione. E primissimi fra tutti i meravigliosi ragazzi di Apropos, Giulia Tosato, innanzitutto, che in questa settimana è stata pazientissima nell'inseguirci per configurare tutta l'area Opin, tutto quello che ci doveva essere, Francesco che è alla regia e che saluto, Fullo che ha dato inizio a tutto questo, grazie, grazie, grazie. Anche il loro stand è nell'area Expo. Cristina Scaraffia, che ci ha dato una mano a coordinare il progetto della cosa bellissima che vi abbiamo mandato. Spero che sia arrivata a tutti. Se non vi è ancora arrivata, mi dispiace, ma devo spoilerare. Questo bellissimo libro, Freelance senza averlo deciso prima, che è stato scritto da noi co-founder, me, Miriam e Gianluca, anzi. Miriam, la inviterei a questo punto sul palco insieme a me, intanto che finiamo di fare tutti i ringraziamenti, e da Silvia, e ci sono dentro al libro anche le foto meravigliose di tutti i fotografi e le fotografe che in questi anni ci hanno ritratti ai Freelance Camp. Quindi grazie Cristina per il tuo lavoro. Roberto Pasini, Akalamun, che è il nostro grafico, il nostro web designer, è pazientissimo e bravissimo. Autore del sito, compositore del libro e naturalmente il mio ultimo ringraziamento davvero di cuore va a tutto lo staff di Digital Update, Silvia Versari, Lara Lombardi, Simone Martelli, che anche loro hanno insieme a me costruito questo evento e sono quelli che poi fanno il lavoro vero. Io sto solamente a dirigere il traffico. Oggi pomeriggio, sempre nell'area Expo, ci sarà anche lì una sessione Ask Me Anything su Digital Update. Chiedi a Silvia, avrete Silvia Versari a disposizione. Ciao Miriam, dove sei? Ciao, Ale, ciao a Raccontati. tutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, intanto sei sempre mitica perché, cioè, sei andata via di filo, non hai dimenticato mezzo nome, quindi sempre Queen. E ciao a tutti i freelance campers. Oggi, parlando di lavoro agile, ho pensato di fare una cosa che non si dovrebbe fare, ma cioè non sono nel mio
solito studio, sono venuta in un hotel bellissimo in Riva degli Schiavoni, quindi di fronte a San Marco, che si è inventato una formula delle smart working suite, quindi aprono le loro suite più belle e le trasformano per un giorno in ufficio. Poi vi saprò dire come va, per adesso è meraviglioso. Per me, insomma, parlando di lavoro agile, mi sembrava giusto inserire un po' di agilità negli spazi per ora. Eh sì.